Salve a tutti, bentornati con Fear the Walking Dead. Oggi recensione della 4x2. E che dire, ragazzi, un altro episodio pieno di colpi di scena. Ne abbiamo viste veramente tante, c'è veramente tantissimo su cui discutere. Ma, come sempre, partiamo dall'inizio. E quindi, allora, innanzitutto, non c'è stato un collegamento con la puntata precedente, o meglio, sì, c'è stato, ma soltanto alla fine. Ma questa volta siamo tornati a rivedere i nostri protagonisti, i protagonisti di questo Fear. E quindi abbiamo rivisto Madison, che sapevamo che era sopravvissuta al finale della terza stagione, ma abbiamo con piacevole sorpresa rivisto anche Nick, Alicia, Victor. E stranamente vediamo anche il ritorno di Luciana, che non sappiamo come, quando sia tornata. Probabilmente, secondo me, faranno un episodio a parte dove ci faranno vedere cosa ha fatto finora. Ma la cosa ancora più strana di questo episodio è stato il fatto di vedere Madison e gli altri in una comunità. Vediamo che praticamente sono a capo di questa comunità che non so da dove cavolo sia nata. Probabilmente si sono dati da fare dopo l'esplosione della diga, però è ancora tutto da chiarire. È stato abbastanza confuso l'episodio appena iniziato, perché comunque mi sono sentito un po' spaesato, perché io comunque ero rimasto al finale della terza stagione, che poi si è collegato con questa quarta, dove ho rivisto i protagonisti che sono sopravvissuti, vivono adesso in una comunità, quindi spiegazioni non ce ne sono state fino a questo momento. Però sicuramente, come spesso ha fatto Fear, le spiegazioni ce le daranno successivamente. Cerchiamo invece adesso di capire cosa è successo, cosa hanno fatto i personaggi in questa puntata. E possiamo subito partire dal fatto che inaspettatamente uno dei personaggi chiave di questa puntata è stata una bambina che abbiamo visto a inizio episodio, che si trovava nella comunità di Madison e che io personalmente non pensavo potesse essere un personaggio veramente, veramente molto particolare. Sembrava essere capitata nella comunità di Madison per puro caso, che fosse stata trovata, che avesse bisogno di aiuto, ma successivamente, alla fine dell'episodio, darà una bella sorpresina, ma a cui voglio arrivarci un po' più dopo. Voglio concentrarmi invece sul fatto che nel momento in cui Madison e gli altri hanno deciso di uscire dalla comunità per una spedizione, diciamo quelle classiche spedizioni per andare in cerca di cibo, provviste, insomma. E cosa succede? Che Madison, Victor e Alicia arrivano in una specie di cittadina e iniziano un po' a cercare a destra e a sinistra se ci possa essere qualcosa. E sfortunatamente Madison si imbatte in una donna chiamata Naomi, che gli punta una pistola in testa, probabilmente spaventata dal fatto che Madison potesse fargli qualcosa. Ma Madison cerca di mantenere la calma, gli spiega che non ha cattiva intenzione nei suoi confronti. Arrivano anche Alice e Victor, che diciamo cercano di far calmare la donna prima che possa commettere qualche sciocchezza, e dopo un po', alla fine, senza starvi a spiegare troppe cose, riescono a calmare la donna e a portarla con loro alla comunità. E quindi, invece di provviste, tornano a casa con una nuova persona, che vabbè, è sempre buono perché comunque è sempre una mano in più. Ma le sorprese non finiscono qui, perché quando sembrava ormai essere finita la giornata, incredibilmente davanti alla comunità di Madison arrivano delle persone, arrivano camion, arrivano macchine, arrivano pullman, insomma, arrivano veramente tanti veicoli che con veramente una stranezza incredibile, vediamo fuoriuscire da uno di questi veicoli un uomo che su una bicicletta, insieme a della musica, fa salire degli zombie sopra uno dei loro furgoni. E io sinceramente non ho ancora capito perché questa cosa. Ma in ogni caso, la cosa più particolare, più pericolosa, perché qui le cose cominciano a farsi un po' pericolose, è nel momento in cui il capo, o meglio quello che sembra essere il capo di questo gruppo, si siede davanti alla comunità di Madison. Madison poi gli va incontro per capire cosa vuole, per capire quali sono le sue intenzioni, e l'uomo gli spiega che in
poche parole, vuole tutte le loro provviste, vuole tutte le loro armi, insomma, vogliono un po' tutto quello che hanno. Madison ovviamente gli dice col cazzo che ti do tutto quello che ho, ma la cosa ancora più straordinaria e diciamo inaspettata è stata il momento in cui quest'uomo sapeva tutto di tutti della comunità, perché praticamente quella bambina di cui vi ho parlato prima è in realtà una spia di quest'uomo, di questo gruppo. E sinceramente è stato veramente un colpo di scena, perché porca miseria, tutto mi aspettavo tranne una cosa del genere. Io non so voi come l'abbiate presa, ma io ho detto cazzo, ma cioè, ma com'è possibile? Adesso addirittura i bambini fanno gli stronzi. E incredibilmente sì. E quindi alla fine cosa succede? Che Madison rientra nella propria comunità, loro rimangono lì davanti, nell'attesa probabilmente di una decisione da parte di Madison se attaccare o se fare come gli ha detto quest'uomo, anche se molto molto probabilmente le cose non andranno a finire molto bene. Infatti la puntata si conclude con quello che era successo nella puntata precedente, ovvero Alicia, Luciana, Victor e Nick che diciamo sequestrano Morgan, John e Altia, e vediamo che Alicia inizia a fare un po' di domande a Morgan e gli altri su quegli uomini, perché loro hanno il timore che siano parte di quel gruppo. Infatti, nel blindato di Altia trovano una bandiera che era molto simile, o meglio, era uguale a delle bandiere che avevano anche quegli uomini lì, quel gruppo lì, che si fanno chiamare Avvoltoi, tra l'altro. Ora mi è venuto in mente che si fanno chiamare Avvoltoi, così smetto di essere vago e dire quegli uomini. E la puntata, ragazzi, si conclude così. Quindi, wow, veramente wow, sono successe veramente tantissime cose. C'è tanto hype per la prossima settimana. Fear è fantastico, ragazzi, è fantastico, è veramente incredibile. Riesce a tenere veramente un ritmo pazzesco, scorrevole, piacevole. Le puntate non sono pesanti rispetto, non so, a una puntata dell'ottava stagione. Quindi sono contentissimo che questo spin-off stia funzionando. Ovviamente c'è da dire che anche all'inizio Walking Dead aveva puntate più scorrevoli, più piacevoli. Quindi bisognerà vedere se anche Fear riuscirà a mantenere il ritmo, perché comunque Walking Dead è arrivato a 8 stagioni, Fear invece è ancora a 4. Quindi vedremo come continueranno le cose. Intanto però, bellissimo, una bomba veramente assurda. E quindi a questo punto io vi chiedo cosa ne pensate, di farmelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale Telegram che trovate in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.